Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, oggi il DLC di San Valentino e avete visto la nuova auto. Io e Erpano abbiamo pensato a un confronto tra le due auto e eccovele qui, siamo all'aeroporto di Los Santos, siamo io, siamo Erpano e queste sono le due Roosevelt, la vecchia Roosevelt e la nuova Roosevelt. Oddio, differenza ce n'è, perché comunque di differenza ce n'è a livello, comunque, come si dice, di impatto visivo è molto più bella la nuova, perché comunque ha delle modifiche, si può fare del tuning sull'auto e tutto il resto, però comunque sia anche la vecchia non era male. Adesso andiamo a fare un test di velocità tra le due auto, facciamo una comparativa, quindi vediamo quale falsa partenza e niente, e ricominciamo da capo. Comunque dicevo, facciamo un test comparativo fra le due auto per vedere la velocità e vediamo quale corre di più tra le due. Adesso all'esplosione della bomba, adesso ti pare che Erpano non è partito prima di me, è partito prima di me il paraculo, quindi dobbiamo ripetere il test. Comunque sia, secondo me a primo acchito, a vederle, sembra che vanno alla stessa maniera, però comunque dobbiamo ripetere il test, quindi arriviamo alla fine della pista e poi ripetiamo il test. Quindi ripartiamo ragazzuoli, ripartiamo e vediamo un attimino quale cazzo corre di più da se tu scardabagni, perché sono tu scardabagni alla fine. E niente, aspettiamo nuovamente l'esplosione della bomba. Una volta esplosa la bomba si riparte. 3, 2, 1, go! Ecco la bombetta. Adesso ci siamo quasi, boom, via! Non si capisce, anche perché con questa auto è difficile partire in accelerazione, perché comunque non è un azzentorno, non è un AT20 e tutto il resto, però sembra che sia leggermente più veloce, anche se ho qualche dubbio. Secondo me a livello di velocità stanno messe uguali, non penso che abbia qualcosa di diverso la nuova Roosevelt. Quindi poi provate anche voi, io ho fatto 2-3 prove, abbiamo fatto 2-3 prove, questa è la terza prova, perché o per un motivo o per un altro c'è sempre o la chi parte prima o che okay. Vediamo, e qui diciamo che siamo partiti insieme, sembra più veloce, devo dire che sembra più veloce riguardo alla velocità, però rimane sempre quel punto interrogativo, uno dovrebbe guardare a conta chilometri, anche perché c'è pure la possibilità di farlo, quindi niente. Ragazzi, queste sono le due macchine a confronto. Morale della favola, che avevamo concluso ben poco, cioè a me mi sembrano che corrono uguali, però vedete voi, fatevi un'idea e poi magari la lasciate sotto nei commenti. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, Erpano, e al prossimo video. Ciao a tutti.